tante birre artigianali, ma soprattutto c'è dello street food davvero gustoso e buonissimo. Partiamo da B-Fry, benvenuti, loro sono Valentina e Giorgio. E vi chiediamo ecco di dare una panoramica su quello che è il vostro street food, cioè quello che preparate per gli ospiti di Cuore Rosso, di tutte le manifestazioni chiaramente alle quali partecipate. Non so chi dei due vuole. Beh, intanto questo è il nostro food truck, la nostra vetta, che è una vetta cucitoria, e prepariamo il nostro prodotto di punta, è il cartoccio di calamari e moscardini, quindi veniamo da Frigenia, abbiamo puntato su prodotti di mare. Inoltre abbiamo insomma degli altri prodotti sempre legati all'ambito del fritto, quindi per la tradizione romana arancino, cacio e pepe, il tradizionale, e poi facciamo le classiche patatine chips artigianali, quindi patate del nostro territorio, delle aziende agricole di Maccarese, tagliate a velo e fritte in olio bollente. Questa diciamo è l'offerta gastronomica che prevalentemente prepariamo per lo street food, anche se insomma possiamo variare e personalizzare a seconda dell'evento. Voi girate abbastanza l'Italia, a che punto è lo street food in Italia? Sta finalmente avendo una risposta che merita? Noi siamo arrivati diciamo su questo fenomeno un po' in ritardo, nel senso sono solo 6 mesi che siamo sul campo, però proprio per il punto a cui è lo street food abbiamo deciso di scendere in pista pure noi, e credo che sia ancora in ascesa il fenomeno street food. Ancora almeno per tutto il 2015 e il 2016, insomma, almeno ce lo auguriamo. Gli eventi di settore sono sempre più numerosi e penso che sia ancora un fenomeno in forte ascesa. Allora grazie Valentina e Giorgio di Bifai, questa è Valentina, tra poco, però ci vediamo qui a Cuore Rosso e tutti i nostri amici, venite e assaggiate le specialità di Bifai. Grazie, grazie a voi, grazie. Ciao, grazie. Gli ha fatto gli amagnate, Cernione, 60 kg. Continua il nostro viaggio all'interno di Bibere, il villaggio Cuore Rosso, la città in movimento. Siamo adesso nel villaggio dedicato alle birre artigianali e allora iniziamo il nostro percorso. Siamo con Paolo, Bruno, Paolo. Insieme birra. Insieme birra, allora, insieme birra, raccontaci un po' delle tue birre e di che cosa offrite agli amici Cuore Rosso e comunque ai vostri clienti, al vostro pubblico. Allora, noi abbiamo delle birre, questa è un American Wheat, una birra di frumento stile americano, molto beverina, per 4 gradi, bella, fresca, leggera, poi il testimone è lì che sta alla quinta. Eccolo. Molto testimone giusto, sì. Molto profumata con sentori di frutta tropicale, c'è un lupolo Galaxy in particolare, bella, fresca e beverina. Poi passiamo alla esperienziale, che è una golden ale aromatizzata ai frutti rossi, molto particolare pure questa, frutti rossi che senti al naso, leggermente in bocca, una single hop, quindi un lupolo, con un finale bello secco asciutto. Bene. Poi in American Pale Ale, classica birra stile americano, molto beverina, abbinabile benissimo ai piatti dei colleghi giù in fondo SPQR Grill, che andremo a trovare, eccezionale. E poi passiamo una bassa fermentazione, che è una Tantum, una birra lager, birra stile classico, da 5 gradi e 3, chiara, fresca. Bene, tutto questo qui a Cuore Rosso e a Bibre, ci vediamo più tardi. Ciao, grazie, ciao, grazie, grazie, ciao, ciao, ciao. Proseguiamo. Siamo pronti ai secondi ospiti del nostro fare una passeggiata nelle Bibere di Cuore Rosso, e uno di voi si deve, oltre che spillare, adesso deve anche parlare con noi e raccontarci quello che è il vostro birrificio e l'offerta di birre, insomma, che date agli amici Cuore Rosso e tutti i vostri clienti che vengono a trovare quando siete in manifestazione. Ciao, sono Valerio, lui è Antonio, facciamo parte del birrificio Birra da Mare, tra Fiumicino, tra Ostia e Fiumicino, Via della Scafa, una traversa Via della Scafa, produciamo alta e bassa fermentazione, abbiamo 18 tipologie di birra, abbiamo portato qui una varietà di 9 birre, tra cui una pompa, e c'è di tutto, dalla fumicata, la Belgian Ale, la Sparsa, una ale cacciofo e rosmarino, cacciofo in amaro e rosmarino in aroma,
abbiamo la birra strumento, una bock, una pils e una IPA mancabile ormai. Insomma, ormai sono già il terzo giorno di Corriere dello Stolo, avete già capito che cosa latina del vostro birrificio ama di più? Qual è la birra che ama di più? Beh, diciamo che su tutte mi hanno spaventato, cioè, felicemente spaventato, la nera. In due giorni ho finito 30 litri di nera. Sì, poi tra l'altro le nostre birre sono prodotte principalmente con l'orzo che facciamo noi produciamo un orzo, quindi utilizziamo tutto malto nostro, facciamo maltare alla Sablo, che è la malteria della Peroni, e quindi è praticamente, noi siamo una società agricola, azienda agricola. Bene. Grazie, di nulla. Grazie a voi per la manifestazione. Grazie. Proseguiamo, adesso tocca a lei. Sì, qualche parola ce la dici. Poco. Ci devi soltanto parlare un po' delle birre che ci sono a disposizione. Come se io fossi un cliente normale di birre, vengo qui, Corriere Rosso e ti chiedo che birre mi proponi? Che birra posso bere? Dimmi, dal vostro birrificio. Il nostro birrificio, no, aspetta, veramente, non ce la faccio, non è una cosa che riesco a fare. Chiamiamo il Umberto, okay. Non ci riesco. Tranquillo. Davanti così no, con lei che mi viene a chiedere la birra a me sì. Va bene, ok. Birrificio di casa, questo. Cioè l'unico, questo. Questo. Quindi faccio una panorama. Eccolo, buongiorno. Niente, volevamo qualche informazione. Umberto, allora, ciao, noi siamo qui per fare, insomma, prego, vai dietro alla tua postazione, siamo qui per raccontare tutti i birrifici che siamo qui a vivere al Cuore Rosso e quindi insomma ti chiedo di presentarci il tuo birrificio e le birre che sono a disposizione di chi viene al Cuore Rosso ma anche di chi vuole bere. Beh, per noi è un vanto perché è il primo evento che facciamo a Latina e siamo che in Latina, sì, perché è la mia volta, non siamo stati mai in patria con il vostro birrificio. Quindi grazie al Cuore Rosso in patria. Anche in parte il Cuore Rosso perché comunque sta cercando di organizzare qualcosa di abbastanza visibile, non quelle capo, le fiere che ci sono. Grazie. E niente, noi siamo quattro ragazzi, siamo tutti di Latina e abbiamo iniziato con un sogno, quello di fare la birra a casa, e piano piano è stata un'evoluzione continua fino ad avere un impianto di 1000 litri, una fabbrichetta, un'azienda. E adesso cominciamo a esportare anche in Inghilterra, in Olanda, in Italia siamo quasi in tutto il territorio. E niente, ci mettiamo tanta passione e tanto amore. La vostra birra di punta? Qual è? La Runner-Ray, che non ho più adesso, è finita chiaramente. Essendo di punta, era finita perché è stata la prima nata. E quella che tu preferisci bere? Sempre lei. Sempre lei. È la prima birra non stata, si scorda no, mai. Non è stata. E poi quella ha avuto sempre più evoluzione perché con il tempo si è sempre evoluzionata migliore, è sempre stata lavorata un po' la meglio. Però adesso sono piani di un buon composto. Stiamo entrando anche nella grande distribuzione, così in più collaboriamo con tutto il territorio. Questa birra è fatta con la liquirizia, l'arancione, è tutto preso nel territorio pontino. Cerchiamo sempre di più di collaborare con il territorio. Per avere una vera birra pontina, sostanzialmente la prima birra. Questo è l'Italia Wheat Project, è proprio il progetto quello, riuscirla a fare anche in malto e se riusciamo con un microbiologo anche del lievito. Tutto direttamente da Latina. Bene, speriamo presto di avere la vera birra di Latina. Di Latina, a presto. Ma ciao, grazie. No, visto che giochiamo in casa, no? Fabio Panelli è arrivato. A rompere scatole, come si dice. No. Parliamo di birrifici di eccellenze del nostro territorio, ma abbiamo anche Antonio Vessa con il suo Biruanna. Quindi andiamo a trovarlo, rimaniamo a giocare in casa, no? Visto che comunque abbiamo la possibilità di farlo. Soprattutto perché c'è un po' di tranquillità in questo momento della giornata. E Antonio è proprio fresco, è uno delle prime uscite che fa per la sua birra. Prego, vado io con Antonio, vabbè. Ci scambiamo Antonio Prezza e la sua Beer One. Abbiamo detto fresco di giornata. Fresco, no? Di giornata. Giochiamo in casa, abbiamo parlato con il birrificio Pontino. E adesso Antonio ci spiegherà da dove nasce la sua passione per la birra e soprattutto le sue birre. La passione nasce da lontano, perché nel lontano 90 vidi un micro birrificio a Sorrento e
lì mi appassionai alla birra. Da allora ho iniziato a farla a casa, come un po' tutti, ho iniziato a conoscere il mondo della birra, e dato che comunque venivo da un ambiente agricolo, perché mio padre era agronomo, conoscevo i prodotti di qualità, ho iniziato a inserire nelle mie ricette anche degli elementi locali. Quindi adesso sono uscito con due birre abbastanza, una abbastanza classica, che è Chiaretta, che è una tipo Kolsch, birra chiara, molto fresca, facile da bere, che è la classica chiara che tutti vogliono per rinfrescarsi. E l'altra invece è una birra al farro, che è un elemento che viene coltivato nelle zone montuose degli Appennini. E sono partito da una ricetta con base pais che utilizza il grano, sostituendolo invece con il farro e modificandola in base a questo elemento. Quindi anche una sperimentazione sui sapori della birra. Quindi anche le prossime birre saranno comunque su questo tema. Bene, noi come sempre ti seguiremo e seguiremo la vostra produzione. Grazie. Proseguiamo il nostro viaggio nel villaggio di Bivere. Abbiamo parlato un po' con coloro che ci danno la parte dedicata al bere, e adesso ci avviciniamo a Food Family, anche loro qui presenti a Bivere, quindi a Cuore Rosso, ma insomma anche per voi sicuramente tanti eventi in giro per l'Italia. Intanto ti chiedo di illustrarci qual è la vostra proposta al pubblico, ai vostri clienti, insomma a coloro che vengono nel vostro traffico. Noi abbiamo scelto di portare pane al carbone vegetale. Abbiamo pensato, il nostro chef ha pensato a delle ricette che chiamano alla cucina romana, salti in bocca, composto con salvia fritta, prosciutto spadellato, burger di maiale e latte. Lì a fianco abbiamo sempre il burger con la salsa cacio e pepe e le patate romane, e poi l'amatriciano con cipolla rossa di Tropea, pomodoro in panino di pecorino, bistecchina di pancetta e latte vino. Questo è quello che voi proponete a chi viene al vostro track food, girando un po' insomma in queste varie feste, in queste varie organizzazioni, come ho chiesto anche ad altri insieme ai tuoi colleghi, come va in Italia lo street food? Inizia la gente a capire che avvicinandosi a un camion come questo, lo chiamo camion giusto per tradurre, non c'è un panino solito che puoi prepararti anche a casa, ma c'è una lavorazione dietro che parte da vera e propria cucina. Ci siamo accorti che questa educazione comincia a esserci, a riscontrarla magari nell'Alt Italia in maniera molto maggiore. Man mano che si scende, è vero, siamo più abituati al cibo di strada, ma non inteso di una qualità molto elevata. Quindi piano piano la nostra speranza è di far conoscere questo tipo di cucina un po' dappertutto. Sud Italia si conosce, si mangia abitualmente per strada, però il modus operandi di chi prepara il cibo è, diciamo, ancora un po' lontano dalla filosofia di alta qualità. Bene, se qualcuno deve venire a trovare, so che avete anche un sito internet. Noi abbiamo il nostro sito collegato ai nostri social, che il sito è www.streetfoodfamily.it. Okay. Ti ringrazio, grazie a voi. Grazie. Proseguiamo nel nostro villaggio, intanto vedo che c'è Fabio che ci precede, non so se ad assaggiare o insomma iniziare ad avvertire i nostri amici della birra che stiamo arrivando. La prossima dovremmo chiamare sicuramente qualcuno, perché magari in questo momento sono in pausa, magari sono scappati sapendo che dovevamo intervistarli. Magari c'è qualcuno, andiamo avanti, vediamo chi c'è e passiamo a un altro edificio. Scusate, adesso ci inseriamo perché presentiamo un altro dei birrifici presenti qui a Bivere a Cuore Rosso. Non so chi di voi, noi stiamo andando a sorpresa, quindi ragazzi, quando arriviamo sono sempre un po', dice chi parla di voi, alzi la mano, può parlare lui che è padrone di casa, perché lui insomma è il nostro concittadino, abbiamo saputo che è un latinense, quindi possiamo parlare con te. Presentaci un po' il birrificio per il quale stai spillando la birra e che tipo di birra
insomma, proponete agli amici di Bivere? Allora, il birrificio che rappresento e per cui lavoro è il microbirrificio Perbacco, che si trova a Notaresco in provincia di Teramo. Le birre che abbiamo portato qui, diciamo che spaziano, più o meno copriamo quasi tutti gli stili. Abbiamo la 4.7, che è una golden ale, perciò una bionda, tranquilla, molto beverina, appunto la 4.7, non eccessivamente amara, bel profilo maltato. La Deep Underground è una robust porter, perciò una birra nera, da 7 gradi, discretamente tostata, anche questa bella amara, una birra diciamo abbastanza strutturata. La Triplipa è un'Imperial IPA fatta fermentare con un lievito belga, perciò che gioca molto sull'equilibrio tra l'amaro dato dal luppolo, quindi la parte IPA, e la dolcezza tipica di un lievito belga che dà appunto la parte triple, l'unione diciamo di questi due stili. La IPA è un American Pale Ale, perciò una birra molto molto secca, discretamente amara, molto profumata, un bel aroma floreale dato dal luppolo. La Bianca Piperita è una Blanche, perciò stile belga, una birra diciamo molto molto rinfrescante, aromatizzata con menta piperita, precisa per questo caso. La Violent Shared è una Session IPA, perciò una IPA molto leggera, da 3.7 gradi, molto molto amara, fatta con limoni e pompelmi in bollitura, perciò una birra molto agrumata, anche questa molto molto profumata. Le persone che sono venute qui a Bivere hanno iniziato ad apprezzare soprattutto le profumazioni, perché si è abituati alla birra quando si esce, insomma, chiara, scura, rossa, sì, doppio malto, invece insomma ti seguono questo tuo lavoro anche di proporgli delle cose alternative, sta funzionando. Esatto, la cosa bella è proprio che la gente ha curiosità, ha voglia di provare anche, ecco, magari cose che non è neanche molto facile trovare diciamo giornalmente. E quindi sì, stiamo avendo una buona risposta. Bene, grazie. Prego. Grazie, grazie. Proseguiamo il nostro viaggio, arriviamo nel Fella. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Tu sei fortunato perché hai già visto più o meno cosa stiamo facendo, quindi ti eri preparato già, o no? Ma, più o meno. Ormai parliamo a nastro dei nostri prodotti. Sono tre giorni che parlate. Sì. Presentaci un po' il birrificio e qualche Allora, birra. Noi non siamo un birrificio, siamo una distribuzione. Beh. Specializzati in importazione di prodotti da Inghilterra soprattutto, ma abbiamo a catalogo anche alcuni birrifici italiani di prima fascia e tedeschi della Repubblica Ceca. In questo momento proponiamo due stili, due birre prettamente inglesi e due italiane. Quindi andiamo sul chiaro tipo belga, tipo inglese, un rosso ambrato proveniente da Londra, una chiara a un gusto citrico, molto agrumato, sempre proveniente dall'entroterra inglese. Bene, ok, ti ringrazio molto e grazie, buon proseguimento di birre di cuore rosso. Grazie. Ora ci spostiamo anche dove c'è qualcosa, insomma, qui a Bivere da giustamente mettere sotto i denti. E parliamo con SPQR Grillers, parliamo con loro. Ciao. Ciao, buongiorno, sono in preparazione, è il momento migliore, siamo venuti nel momento migliore perché con voi vogliamo, ecco, presentare SPQR Grillers e soprattutto che continua a lavorare tranquillamente, non c'è problema, di raccontarci quello che chi viene al vostro stand, al vostro punto ristoro, chiamiamolo così, può assaggiare. Chi meglio di noi? Allora, noi Ciao. Facciamo una spalla di maiale affumicata, cotta per 10 ore, poi viene sfilacciata e servita in un panino con insalata di cavolo e yogurt e miele. Poi anche una pancia sempre di maiale, affumicata per 5 ore e poi affettata. Poi abbiamo delle salsicce affumicate al ciliegio per 3 ore e poi successivamente cotte altre 2 ore in birra. E poi delle alette di pollo affumicate speziate. Vedo, insomma, ci sono dei mezzi di cottura, chiamano così, molto molto particolari che non sì, vediamo spesso. Sono degli affumicatori che qui in Italia non è che sono molto comuni, dove sotto c'è una camera di combustione, poi c'è un po' di acqua per creare umidità in modo tale che la temperatura resti fissa a 100-110 gradi, dopodiché questa carne viene appoggiata, affumicata per tutte queste ore
possiamo arrivare anche a 20 ore anche di cottura. Una cottura comunque naturale? Sì, lunga e diciamo abbastanza naturale. Ok, vi ringraziamo. Buona giornata. Io farei food prima. Diciamo, finiamo di fare food. Finiamo di fare food. Sì. Proseguiamo il nostro piccolo viaggio in Bibere e andiamo a scoprire, a quest'ora ci sono molti che stanno gustando il pranzo. La cosa bella del nostro Cuore Rosso e di Bibere è che siamo riusciti ad avere anche tanti ospiti per il pranzo, perché lo street food serve ed è nato in realtà per questo, no? Per le persone che lavorando non avevano la possibilità di fermarsi per molto tempo, allora lo street food è importante per questo. E adesso andiamo qui mentre loro lavorano, ma li prendiamo e ci serve un portavoce, una portavoce, mi dite voi chi è lei che è appena ascolta, buongiorno. Portavoce è invece lui, uno di voi che ci racconta quello che fate con il vostro street food e con le vostre street food, è così che possiamo dire a tutti coloro che hanno partecipato, ancora non sono venuti qui al Cuore Rosso, venirci a trovare, perché tra l'altro possono gustare cosa da voi? La Buccia Pontina, una rivisitazione della Buccia Leccese, che è composta da farina di frumento, riso e soia, farcita con vetture grigliate, formaggi, hamburger, straccetti. Possiamo tirare tutto lo staff? Ecco lì, wow. Lo staff, ecco qui lo staff. È in diretta streaming. Siete in diretta streaming, in questo momento tutti vedo tra altre cose che, sì è vero si parla del street food, ma vi siete organizzati bene anche per far sì che quando qualcuno debba bere un sorso lo possa bere in vetro. Sì, il supporto diciamo ai nostri panini, cerchiamo sempre di farli panini gourmet, no, per oggi diciamo un Chianti Riserva del 2010, che diciamo con la base classica del Sangiovese al 70%, un 15% di canaiolo e 15% che addolcisce un pochettino di Malvasia. E per tutti diciamo, gli amanti del bianco abbiamo una buona bollicina di OCG di Prosecco di Val d'Abbiadene, quindi in purezza 100% clera, e cerchiamo di dare sempre il meglio. Siamo una famiglia e l'amalgama secondo noi è importante, come è importante nell'assemblaggio del panino. Anche perché lavorare vedo che sia stretto contatto, bisogna andare per forza d'accordo. Sì, sì, andare d'accordo sicuramente. Sì, è molto, molto accoccolato. Sì. Grazie. A voi. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Si segue, non so se riusciremo a arrivare alla fine senza assaggiare qualcosa, perché la fame è tanta. La fame è tanta e anche la voglia di uscire. Adesso ci vediamo. Signora, come dire, questo qua a fianco è probabilmente sì, perché fanno cose bollite, quindi. Salve ragazzi, siamo qui da streaming, stiamo presentando quello che c'è, bellissimo, quello che c'è. Qui a Bibere, quello che c'è qui a Cuore Rosso, e quindi sì, insomma raccontateci un po' del vostro prodotto, cosa propone. Allora, cosa proponiamo? Noi proponiamo tutti quanti i prodotti artigianali molisani, la nostra specialità è hamburger, soltanto l'hamburger pesa 200 grammi in tutti quanti i casi, è 100% carne bovina molisana, facciamo delle combinazioni dal più classico che si chiama appunto classic, pomodoro, insalata, ketchup e maionese. Poi c'è il secondo che rappresenta un po' di più i sapori della nostra terra, dato che ho fatto una salsa di cipolle di Isernia, che è il nostro prodotto tipico, patate fresche a disco e salsa yogurt. Il terzo invece è un hamburger un po' più pesante e sostanzioso, con scamorza, bacon, radicchio, cipolla e salsa piccante, si chiama mozzarella cheese and bacon. E l'ultimo invece, ancora una volta, ancora più con i sapori di terra, con tartufo nostrano, funghi e patate di olive nere. Per il resto le patate le facciamo in un modo particolare, so che vedete qualcuno, c'è proprio qualcuno più qua. Mentre le patate vengono tagliate direttamente dalla forma originale, sono tagliate direttamente in friggitrice e possono essere condite con tutte quante le salse
come preferisce, oppure la versione diciamo un po' più particolare è quella sempre aromatizzata al tartufo, e viene fatta con sale al tartufo e olio di tartufo. Tutti quanti i prodotti che noi utilizziamo sono molisani e sono artigianali, li ripariamo noi personalmente senza fornitori per essere sicuri di quello che andiamo a prendere nelle aziende, anche le più piccole di nicchia, però che ci garantiscono la qualità. Ok, vi ringraziamo e invitiamo tutti a venire a trovare per assaggiare ciò che c'è. Grazie a voi, ragazzi, ciao. Buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi, prego. Ciao. Adesso ci avviciniamo ad un altro track food, anche questo di zona Pontina, quindi come potete capire Latina in realtà poco conosciuta, ma un fermento molto importante anche da questo punto di vista, un fermento che riguarda appunto birre non soltanto. Adesso ci avviciniamo qui per... Buongiorno, siamo in diretta streaming e stiamo conoscendo tutto il nostro villaggio di Biberi e anche quindi quello che il vostro track food propone, non solo chiaramente in questa manifestazione ma in generale quando siete in giro, quindi noi raccontateci siamo, un po'. Sì, siamo l'azienda Campana Ristorazione dall'82 nella ristorazione, principalmente ci occupiamo di catering e banqueting. Da un paio di mesi abbiamo intrapreso questo progetto della fetta per portare in giro la ristorazione per le strade e lavoriamo soltanto prodotti del territorio e a chilometro zero, e cercando di saltare la qualità dei prodotti locali. E ci basiamo sulla tradizione della cucina appunto dell'Agropontino con le rivisitazioni del nostro giovane chef Gianmarco Campana. Quindi anche nel vostro caso, come nel caso di altri che sono qui, si parla di un cibo che non è il semplice panino, no, ma sì, si parte da ricette. Parliamo sì, di ricette sì, che sì, vengono... Ricette e soprattutto prodotti insomma, della zona nostra che propone delle eccellenze che magari certe volte vengono bistrattate con prodotti commerciali, insomma prodotti più artigianali, piccolo produttore. Questa è insomma, la nostra filosofia che portiamo per le strade. I nostri clienti stanno apprezzando, immagino. Sembra di sì, speriamo che siano sinceri. Beh, se qualcuno è tornato già vuol dire che allora ritorna. Va bene, vi ringraziamo. Grazie e buon lavoro a voi. Grazie, buona giornata. È sempre più difficile parlarvi in questo momento, la collina è sempre più importante, ma questo è quello che il Cuore Rosso ha creato, come vedete un ingrediente, è vero, sono quelli dello street food, del track food, ma sono anche ingredienti che noi abbiamo voluto inserire nella nostra manifestazione, ingredienti che ci portano a dare delle belle importanti novità al pubblico di Latina. Prego, avvicinati, siamo in diretta streaming per presentare tutto il villaggio di Biberi qui a Cuore Rosso. Stiamo parlando con tutti coloro che ci stanno preparando in questi giorni delle cose speciali da gustare, e adesso tocca a te presentarci quello che fate, da dove venite e le vostre specialità. Prego. Allora, noi veniamo da Grutti, che è un piccolo paese in provincia di Perugia, in Umbria, e abbiamo prodotti per la maggior parte norcini, come il prosciutto, è uno dei nostri miglior prodotti, diciamo, e infatti è anche quello che in questi giorni è stato più apprezzato dalla gente, fondamentalmente. Abbiamo la mortadella di Chianina, che è una novità, infatti tante persone ci hanno detto di non averla mai assaggiata né sentita. Sono tra coloro, quindi verrò assaggiata. Sì, ok. Che invece che col maiale è fatta con la chianina, ovvero il vitellone bianco. E dopo abbiamo tanti altri prodotti come il lardo, il salame nostrale, la sella di maiale, la crema di lardo e la classica porchetta nostra di Grutti, appunto. E chi viene da voi può farvi, gli fate assaggiare queste specialità con anche una focaccia sì, particolare? Sì, una focaccia fatta con lievito madre. Okay. Ti ringrazio, grazie. Grazie a voi. Buona giornata. Anche come vedete, sì, è vero che andiamo su quelli che sono i prodotti pontini, ma ci sono anche delle eccellenze italiane, perché quello che vogliamo fare con Cuore Rosso, la città in movimento, è appunto di far sì che la città si possa muovere. Venendo qui a Cuore Rosso si muove e va in giro, come vedete,
raccontare. Ora salutiamo i nostri amici di Pizza e Mortazza, siamo in diretta streaming e siamo qui per raccontare alle persone quello che si mangia e si beve qui a vivere. Quindi se ci presenti un po' quello che è il vostro prodotto e quello che si può mangiare qui da voi. Sì, allora, come hai detto bene te, questa è Pizza e Mortazza, ovviamente te la farò alla stessa evento. Facciamo la pizza e mortadella con salame, prosciutto crudo di Parma e mortadella. E inoltre c'è anche la rossa, che è ovviamente senza mozzarella, se rossa semplice così. E in basso abbiamo il forno, quindi la pizza comunque la cuciamo sul momento e niente. È una pizza che preparate qui, cuocete qui, poi sì. Viene, ho visto un po', insomma, un po' lavorare, spennellata con sì, dell'olio. Spennellata con un pochino d'olio, un po' di sale. Di sale e poi si apre, sì. Ma è anche buonissima, assoluta, sì, così. Fa tanta gente, senza niente. Per esempio, soprattutto i bambini prendono pezzettini, tranci di pizza bianca, che è morbida, croccante. Ti ringrazio. Prego, grazie a voi. Buon lavoro, grazie. Questa prima parte l'abbiamo quasi conclusa, forse c'era qualcuno assente al proprio stand, ma insomma recupereremo, ma venite qui a Cuore Rosso, vivere, questo è il villaggio che vi abbiamo presentato, e anche assaggiare le birre con una guida, con qualcuno che vi racconta quello che state bevendo, diventa veramente una festa. Venite con gli amici, state qui con noi e cercate birrifici, lo street food che vi abbiamo presentato, sono stati qui con noi a bere a Cuore Rosso.